Da quando è stata presentata si è subito imposta nel mondo dei SUV e delle piccole crossover, entrando dritta dritta nel cuore degli italiani. Stiamo parlando di Dacia Duster a due o a quattro ruote motrici, sicuramente anticonvenzionale, dalla spiccata attitudine urbana giunta ormai oggi alla sua seconda generazione. Per una volta lo avete provato voi per noi, quindi diamo spazio alla parola del nostro tester per un giorno. Carissimi amici di Safe Drive, ben ritrovati per un altro appuntamento con l'iniziativa Tester per un giorno. Una location inedita quest'oggi, ci troviamo infatti in provincia di Torino e più precisamente di fronte alla Basilica di Superga, una basilica maestosa, e noi siamo qui in compagnia di Roberto Acchiardo, il vincitore di questo mese. Benvenuto Roberto. Benvenuto a voi, Alice, e a tutti i telespettatori. Alla nostra destra la protagonista a quattro ruote della giornata di oggi, Dacia Duster, il SUV della casa low cost che sta diventando sempre più di tendenza. Roberto, sarai tu a provarla quest'oggi, però tu mi raccontavi prima a microfoni spenti un po' della tua passione per i motori. Raccontiamolo anche ai nostri telespettatori. Sì, sono ben lieto di partecipare a questa prova con voi, è la mia prima volta. Io rappresento l'azienda di famiglia e con ben tre generazioni di meccanici autoriparatori ed elettrauto. E da sempre ho avuto la passione per i motori con mio fratello Enrico, motori in genere, rally, tutto quello che gira attorno al mondo dell'automobile. Quindi con la tua professione oggi saprai indicarci esattamente tutte le caratteristiche di questa vettura, andare a scavare le particolarità anche sotto il cofano. Ricordiamo, proveremo un 1200 TCE da 125 cavalli, la scena ora è tutta tua, quindi voi telespettatori seguiteci. La Basilica di Superga sorge sull'omonimo colle torinese. Fu edificata da un progetto dell'architetto Juvarra che risale al 1715 e fu voluta da Amedeo II per ringraziare la Vergine Maria che aveva liberato la città dall'assedio dei francesi. Con qualche cenno storico che abbiamo dato anche su questa stupenda location inizia il nostro test drive. Consegno le chiavi della vettura a Roberto. A te passo anche la parola, raccontaci qualcosa della tua vita. Grazie Alice, allora per farvi una carrellata veloce di quello che vivo tutti i giorni, ho una bellissima famiglia con Graziella, due bambini, Federico e Fabiana, abitiamo a Dronero da sempre, ho diverse passioni tra cui la musica, la fotografia e i motori. In passato sono stato anche in un certo periodo un giornalista freelance. Cosa dire altro? Ti dicevi che insomma sei approdato all'iniziativa Tester per un giorno grazie al web. Per caso, sì, in effetti, conoscendo il portale Pistop Advisor, che è il trip advisor degli autoriparatori, e è nata questa idea di iscriversi così tentando un po' la sorte al vostro progetto di Safe Drive. Ok, oggi proveremo questa splendida vettura, quindi non rimane altro che salire a bordo. Pronti? Via! Dacia Duster, dopo 4 anni dal suo lancio, presenta questo nuovo modello che ha conquistato ben 50.000 utenti appassionati di questo segmento e ci apprestiamo in questo pomeriggio a valutare tutti i pregi e i difetti. Il Dacia Duster 2014 rimane invariato come dimensioni rispetto alla versione precedente, 4,30 m di lunghezza per 2 m di larghezza. Un look più aggressivo invece l'abbiamo sul frontale, dove potete ammirare questi splendidi lavori di design dei gruppi ottici dove sono incorporate le luci diurne. E andando più verso il centro troviamo questa mascherina maggiorata a nido d'ape cromata. Che siamo di fronte a un mezzo muscoloso lo si capisce da vari elementi. Oggi proveremo il due ruote motrici. Abbiamo dei cerchi da 16 con dei pneumatici Mada Snow e un'altezza da terra riguardevole. Tutto questo fa sì con un sottoscocca rinforzato e queste pedane laterali tinta alluminio di affrontare i terreni più impervi. Il vano motore del veicolo che abbiamo in prova ha un buon accesso per la manutenzione e è rappresentato da questo motore 4 cilindri in linea a iniezione diretta TCE e sviluppa ben 125 cavalli e arriva da 0 a 100 oltre diciamo i 10 secondi. Non è proprio uno scatto fulmineo, ma a Dacia Duster non viene richiesta una prestazione da supercar.
Il punto di forza della Dacia Duster è sicuramente il prezzo. Il listino di partenza è 11.900 euro. Sicuramente un'eccezione ricercata per questo tipo di segmento. Un altro punto importante è il baule. Pensate che sviluppa ben 475 litri per arrivare a 1.600 litri con i divanetti abbattuti. Siamo a bordo della Dacia Duster, la nuova generazione del SUV della casa Dacia. Rispetto al modello precedente abbiamo notato diverse migliorie, notiamo il navigatore di nuovo impatto di design con lo schermo touchscreen di nuova generazione, abbiamo i servocomandi dei vetri elettrici da questa versione sulla portiera e nel complesso la selleria e i materiali usati sono equilibrati e di buona fattura. Il veicolo che stiamo provando è il 1200 cm3 con allestimento Laureate e il listino di questo tipo di modello sfiora i 15.000 euro. Carissimi amici di Safe Drive, giungiamo così al termine di questa giornata e anche del test drive di Roberto. Qui alle nostre spalle la Dacia Duster, messa in una posizione per far capire tutta la sua grinta e la sua capacità di affrontare qualsiasi tipo di terreno. Roberto, tu che l'hai provata, cosa ne pensi di questo esemplare? Ma posso dire sicuramente, Alice, che è stato un veicolo piacevole alla guida, l'abbiamo provato su vari terreni, è divertente. Forse vorrei un pochettino più di incisività di sterzo, per il resto mi ha soddisfatto tenendo presente che non è un veicolo velocissimo ma molto equilibrato. Sì Roberto, non posso che essere d'accordo con il tuo giudizio. Duster è un veicolo trasversale adatto a famiglie con necessità di spazio ma anche a giovani coppie che hanno una vita cittadina. Ora il tuo compito è quello di continuare la tua esperienza da giornalista, scriverai un articolo su automobilismo, uno per il quotidiano Il Giornale e uno anche per il portale Pit Stop Advisor. Telespettatori, voi non perdetevi le opinioni scritte di Roberto e qui dalla Basilica di Superga è tutto. Ciao, a presto! Somebody pick